mente e cuore sono i due ingredienti fondamentali, quelli che noi utilizziamo per creare e ciò che noi utilizziamo per creare anche il nostro destino. Dietro tutto ciò c'è della scienza. E quello che vorrei presentarvi questo weekend è esattamente questa scienza. Ora, qui avete l'immagine di un neurone e abbiamo circa 100 miliardi nel nostro cervello. Se noi continuiamo a pensare nello stesso modo, questi stessi neuroni diventano modellizzati, si fissano, ovvero collegati, cablati, e quindi diventano finiti, limitati. Ogni volta che permettiamo al cervello di funzionare in modo diverso, in quel momento riusciamo a cambiare la nostra mente. Bene, questa si chiama la biologia del cambiamento. Vedete, qui siamo all'interno dei nostri cervelli. E quindi ci diciamo, qual è quindi la nuova idea che io ho di me stesso? Posso veramente essere felice oggi? Posso migliorare il mio stato di salute? Posso creare una nuova connessione in modo tale che posso finalmente sentirmi come mi voglio sentire, cioè felice? Cosa succede allora quando noi invecchiamo? Cosa vuol dire pensare out of the box? Se facciamo così, che tipo di futuro ci creiamo? Siete d'accordo nel dire che il modo in cui pensate ha in effetti un certo effetto sul vostro destino? Mi ha sempre interessato il potenziale umano. Penso che tutti dentro di noi riteniamo possibile un lavoro e una vita migliore. Ottima domanda. La risposta è assolutamente sì. Ora vi parlerò di meditazione. Tutto quello che vi chiedo di fare è seguire le mie indicazioni.